il debutto claudicante di Miitomo dello scorso marzo, Nintendo arriva su iOS in esclusiva temporanea con Super Mario Run, l'esordio di Super Mario su mobile. Nonostante il tempo dell'Endless Runner sia decisamente alle spalle dell'attualità del mercato videoludico, la mascotte dell'azienda di Kyoto riesce a offrire una meccanica molto rapida e funzionale a quelle che sono le esigenze del videogioco in mobilità. Mario corre sempre e non si ferma mai, l'unico intervento a noi richiesto è quello di un tap a schermo, perché il nostro idraulico baffuto scavalca e supera gli ostacoli piccoli e i mostri di dimensione contenuta facendo una cavallina e quindi evitando la morte certa. Per poter rendere più elaborata la nostra corsa verso il traguardo, basterà tappare ogni volta che scavalcheremo un avversario, magari per usufruire anche di una forza propulsiva che ci proietterà più in alto verso un altro obiettivo. Ogni livello, di durata decisamente breve, sarà rigiocabile fino a 3 volte per raccogliere tutti i set di monete presenti, dalle rosa alle viola fino a quelle nere, che rendono il percorso molto più impervio e modificano il level design. Accanto alla modalità mondi, che conta 24 livelli totali, ci sarà anche la modalità sfida, che ci permetterà di ottenere più Toad sfidando gli avversari in un multiplayer asincrono. L'obiettivo non sarà quello di arrivare alla fine del nostro percorso, bensì alla fine del tempo a nostra disposizione, cercando di ottenere il consenso dei Toad che faranno da pubblico. Avranno dei colori diversi, ma soprattutto i livelli saranno decisamente più complessi da affrontare, perché dovremo assolutamente evitare di morire e soprattutto di impegnarci il più possibile per creare acrobazie e salti che risultino più soddisfacenti del normale. Nel caso in cui dovessimo perdere, dovremo salutare alcuni dei nostri Toad, altrimenti ne otterremo degli altri, ma sempre in numero superiore a quelli che perderemmo. Avere più Toad ci permetterà di aumentare il livello del nostro regno da abbellire con tantissimi elementi, da case per i nostri sudditi fino a dei blocchi che ci permettono di ottenere oggetti fondamentali per nuove sfide e per continuare ad aumentare la longevità della nostra avventura. Super Mario Run è un titolo magnetico che vi trascinerà in una sfida continua non solo con voi stessi ma anche con i vostri amici e con il mondo intero. Le sfide con il loro multiplayer asincrono rappresentano il cuore dell'endgame, così come la rigiocabilità dei livelli giova tantissimo del redesign dei livelli a seconda delle monete che dovrete raccogliere. Va da sé che Mario Run, con un gameplay molto semplice, pur rispondendo ai dettami del gioco mobile, non è un titolo per tutti e pur arrivando in maniera dirompente sul mercato iOS, non conquisterà il cuore di tutti. La politica dei 9,99€ ci sembra però giustificata e convincente, così come la possibilità di concedere dei contenuti gratuiti a modi demo. Dopo l'inciampo Miitomo, Nintendo è riuscita a ritagliarsi una buona fetta di mercato con il suo Super Mario.